un paio d'anni fa questa borsa non esisteva. Ecco cosa. Maggior parte si sente un pochettino di profumo in più, ah, ecco, cattivo, profumino. È quello. Lei ha paura per la salute? Penso di sì. La voglia di difendere il nostro ambiente, l'ambiente circostante, la nostra salute, la salute dei cittadini, dei nostri figli, è molto importante, insomma oramai è diventata una cosa insostenibile, si sente a tutte le ore, dalla mattina alla sera. Il mio timore è che assieme a questi inquinatori, che adesso non sappiamo ancora chi sono, ben identificati, anche se ci sono delle possibilità di individuare, il timore è che possono venirne anche altri, proprio perché c'è una popolazione e a volte non c'è pressione sociale. Oggi invece stiamo dimostrando, almeno la gente, se abbiamo raccolto in circa un'ora oltre 400-500 firme, credo che arriveremo a un migliaio fino a stasera, vuol dire che la gente comincia a svegliarsi. Fabrizio Abbate, segretario locale del Partito Democratico. Questa manifestazione è un movimento trasversale anche di ideologie e di pensieri politici, per cosa? Principalmente per sensibilizzare l'opinione pubblica su una questione che oramai attanaglia questa nostra città da un po' di anni. È giusto il momento che la gente reagisca, che ci sia, ecco, questo movimento, questo bel movimento che notiamo stasera, perché tutti dobbiamo essere responsabili del futuro della città nella quale viviamo. Questa puzza in effetti, se mi consentite, è insopportabile, insomma è impensabile che anche tante attività commerciali alla sera devono stare aperte e purtroppo chi si avvicina agli utenti, i fruitori, sono costretti a sentire questa puzza. Io mi auguro che questo serva per scuotere un pochettino il mondo della politica, un pochettino anche, ripeto, per sensibilizzare tante persone affinché quanto prima anche la magistratura riesca poi a stabilire il destino, il futuro di questa azienda e farci capire un pochettino come proseguire. Grazie. Possiamo immaginare tutti qua, ma non lo sappiamo. Ciao, no, qua stiamo raccogliendo firme qui in piazza Matteotti. Penso che il motivo è evidente, tutte le narici di Lucera si sono accorti che l'aria è diventata irrespirabile, i polmoni fanno fatica a respirare. Stiamo subendo questa violenza nelle nostre abitazioni private, perché la puzza invade tutto, puzzano i panni, puzzano i vestiti, puzzano nelle case, ormai l'aria è irrespirabile e dobbiamo muoverci, fare qualcosa tutti per cercare di risolvere questo problema. Qualcuno ha accusato questo movimento di essere molto vicino a qualche partito politico locale. Ma io penso che la puzza sia trasversale, le narici sono tutte uguali e ognuno sente la puzza. Forse qualcuno magari ha preso l'iniziativa, anzi è da elogiare queste persone che comunque non vengono dal popolo e siamo tutti quanti il popolo inquinato e non possiamo più subire queste angherie e questi soprusi. Dobbiamo ribellarci e fare di tutto perché Lucera ritorni a essere respirabile. Lasciateci almeno respirare, solo quello che chiediamo. Vogliamo respirare. Grazie.